Il Partito Democratico nella figura del segretario Pasquale Amoruso che mi ha invitato stasera, sono veramente contento di questo invito, e apprendo adesso che invece c'è stata questa accorpamento di due argomenti, c'erano i costi della politica e poi invece c'era il bilancio partecipato, ma sono due argomenti che molto spesso vanno di pari passo. Infatti io avevo pensato di rivolgere al caro amico istruttore, una domanda sul bilancio partecipato, perché negli ultimi tempi praticamente c'è stata a caso una serie di incontri per parlare di questo bilancio, però chiaramente bisogna anche considerare l'aspetto, le nuove condizioni che sono verificate all'interno della maggioranza. E chiaramente se questo è un bilancio che viveva insieme con questa maggioranza, chiaramente c'era un progetto all'inizio, c'era un percorso da condividere, c'era un'idea da sviluppare, adesso chiaramente questo bilancio si fa molto da un punto di vista politico, è l'atto più importante da un punto di vista politico. Io ho avuto qualche dubbio rispetto a questo bilancio. E mi sembra che questo sia un bilancio fatto da tecnici, cioè praticamente la politica non ha messo proprio mano su questo bilancio, e ci sono tutta una serie di congiunture negative che mi fanno pensare che quando diceva prima Pasquale Russo sulla questione dei 70.000 euro, 10 anni, 700.000 euro, non è proprio di questo, è un bilancio di piccole di quanto hai detto, perché l'onorevole Cozzolino può confermare questa cosa. I dati al welfare oggi sono praticamente su 17 milioni, sono 10 milioni, insomma. Mi prende nome che il consiglio eletto, oltre a disturbare il consiglio comunale, onorevole consigliere. È un dato che volevo dare, perché è veramente grave che oggi, per quanto riguarda il welfare in Campania, cioè, un dimezzamento, praticamente un aggravamento, perché da 16 milioni che venivano stanziati dalla regione Campania, adesso ne vengono stanziati 15. Cioè, volevo sapere da te se questo era un bilancio, ci ritieni che questo sia un bilancio veramente tecnico, o se chiaramente insomma saranno chiaramente eccetera eccetera, ma chiaramente insomma la struttura è fatta, tu che cosa ne pensi? Ma io penso di parlare di bilancio di previsione con il termine di legge del 31 agosto, e sfido chiunque a fare previsione per un bilancio che poi si attualizza dopo mezza l'approvazione del mio assistente. Però se noi non ragioniamo sul fatto più importante in termini di bilancio, è la relazione regionale programmata. La previsione della, che è un poco quello che chiama della performance, è una novità nel programma di studio. Guardate, io ho visto questo programma, non c'è la relazione programmatica fatta in questo modo, ma non c'è molto. Allora, qua, noi abbiamo quest'anno un taglio di trasferimenti del 27%, ma che si aggiunge a tagli degli anni precedenti, quindi praticamente questo è un bilancio di sussistenza. A fronte di questo bilancio di sussistenza, che non solo di quel ma io ho dato al direttore una proposta di attualizzazione della macchina comunale, perché vedete, io faccio parte del gruppo ANCI che sta misurando sull'aspetto di noi opereremo anche rispetto ai tagli e ai costi del lavoro. La fine degli enti d'anno, le province restano dimenticate, nascono 10 aree metropolitane, non voglio dire perché è sulla stampa quotidiana, domani c'è un consiglio comunale sulla fine della funzione statale del tribunale. Il TAR è intervenuto, solo di questo. I giudici pari se ne vanno a Napoli, quando il direttore di Rizzo aveva fatto un tema di grande attualità, il Parlamento impegnato sulla riforma di una parte importante del codice penale, perché poi c'è anche un'altra questione che dobbiamo affrontare, i codici deontologici che se i partiti vanno al giudice penale, la prevenzione della quale si dice
poi torniamo al bilancio di previsione fatto a quasi a fine anno, in previsione c'è poco, quando già la macchina è stata impegnata per 8 mesi a lavorare in 12 mesi, con il meno 27 dell'anno scorso, io scrivo giunta a fare manutenzione della città, e guardatevi tutti quanti come è stato approvato il piano delle opere pubbliche. C'è il parere del dirigente che dice che questo programma niente a carico del bilancio comunale, questo doveva essere un fondo europei, nazionali. Quello che noi sul bilancio abbiamo fatto all'inizio. La proposta della macchina comunale che fa il Partito Democratico in tutti i costi. Allora, casuale, ieri e annuncio che il ministro Valori Ricchi sta preparando ed impegnando un altro provvedimento che riguarda la dirigenza al contratto. Perché la dirigenza al contratto del 110 del CUE impegna i comuni per il 45%. E su questo si sta facendo già un restyling legislativo. Noi avremo la dirigenza al contratto molto probabilmente fino alla fine del marzo. Poi ci saranno i processi di comunità, i marescialli che andranno a fare il cancelliere del tribunale, la provincia di Napoli che finisce la sua funzione e mette in mobilità il suo apparato. Questo processo di mobilità intra e extra regionale dovrà vedere migliorare il comune per le funzioni che dovrà poi svolgere con il processo di riferimento di una funzione eccetera. Allora bisognerebbe avere una logica più aperta. Sapendo che questo è un momento di transito dove niente è certo, è un bilancio di previsione annuale e pluriennale, poco attende i processi. Purtroppo noi vediamo il Partito Democratico in una posizione molto molto difficile, perché non possiamo gestire questa città come questa incontrazione. Grazie.